Bentornati a Storie. Nel 3000 a.C. si conclude quella che è convenzionalmente chiamata la preistoria ed inizia quella che è convenzionalmente chiamata la storia. L'uomo, dopo l'invenzione dell'agricoltura, si può finalmente stanziare, può finalmente quindi trovare un habitat dove vivere, può quindi finalmente costruire delle case, può quindi finalmente costruire delle abitazioni e costruendo delle case e delle abitazioni può differenziare i compiti al proprio interno. Mentre tu uomo vai a caccia, io uomo continuo a stare qui e ti produco le armi per andare a caccia. E mentre tu continui ad andare a caccia e io produco le armi per andare a caccia, c'è qualcuno che fa da mangiare. E mentre questi fanno da mangiare, c'è qualcuno che si occupa delle pecore, c'è qualcuno che si occupa degli animali. E quindi quando tu tornerai dalla caccia, farai parte con tutti quelli che fanno parte del villaggio. Capite che si crea una struttura sociale? Capite che si crea una struttura sociale dove comincia ad emergere una parola nuova, il potere. E qui è in questo momento che la figura maschile prende il sopravvento con la sua figura femminile. È in questo momento che nasce la civiltà, che nasce la società come la chiamiamo noi oggi, come la conosciamo noi oggi, fondata sul potere. Ci sono dei villaggi dove c'è un governo, ci sono dei villaggi dove ci sono delle strutture sociali, ci sono dei villaggi dove si comincia a distinguere ciò che è mio da ciò che è tuo. Io ho cacciato questo animale mio e ne posso far parte con te se tu mi dai qualcosa che è tuo, l'arma per poterlo cacciare. Voi cominciate a comprendere come entriamo dentro delle dinamiche che per noi sono scontate, ma che danno un po' la cifra di una struttura sociale che si va affermando. Nasce il mio, nasce il tuo, nasce il villaggio complesso, ma evidentemente questa complessità si apre ad un'altra complessità, cioè il rapporto con i villaggi vicini. Questo rapporto con i villaggi vicini porterà i villaggi a cercare un'unità di intenti. Stiamo parlando della storia che vi racconteremo molto presto, che è la storia delle città.